dei gesti omicidi. Gli americani hanno un detto rude e sbrigativo per interpretare le cose del mondo: follow the money, segui la scia del denaro. Chi finanzia gli assassini ormai lo sappiamo, non sono paesi con cui non esistano relazioni diplomatiche, commerciali, finanziarie. Ebbene, dobbiamo, insieme con gli altri paesi dell'Unione Europea, affrontare una volta per tutte il nodo, sciogliendo questa ambiguità e ponendo a chi offre un qualsivoglia sostegno a questi assassini un out-out. Si muova chi si deve muovere nelle forme che si riterranno più efficaci, ma lo si faccia subito. Grazie. Deputato Pisecchio, e adesso do la parola al sottosegretario Vincenzo Amendola. Prego. Grazie Presidente. Ai familiari delle vittime italiane dell'attentato in Bangladesh vorrei esprimere qui in aula, a nome del Governo, il più sentito cordoglio e la stretta vicinanza al loro profondo dolore. Come espresso in tutti gli interventi, ci accomuna e ci farà stringere tutti quanti in un ideale abbraccio nel momento in cui questa sera all'aeroporto di Ciampino accoglieremo le salme dei nostri 9 connazionali. Questa mattina il Vice Ministro Giro è atterrato a Dacca per andare a prendere i feretri e per accompagnarli nel viaggio di ritorno a Roma, dove saranno ad attenderli il Presidente Mattarella e il Ministro Gentiloni. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica, erano nostri concittadini che stavano operando in Bangladesh, contribuendo alla sua crescita. Hanno impersonato il contrasto tra la pacifica convivenza, l'impegno nei confronti degli altri e l'ottusità dell'oscurantismo, della violenza e del terrorismo. Purtroppo, cara Presidente, quello di Dacca costituisce il più grave attentato ai danni dei nostri connazionali dopo quello di Nassiriya. Non è che l'ultimo in termini di tempo di tragici avvenimenti che hanno segnato la vita degli ultimi anni e che hanno provocato una lunga scia di vittime innocenti. Bruxelles, Istanbul, Ankara, Tunisi, Parigi, in Siria e in Iraq, come a Baghdad in queste ore, e nelle altre aree di crisi, a partire dall'Africa sofferente. Una minoranza vuole costruire nuove frontiere fisiche e nuovi confini politici, basati su un'idea totalitaria che utilizza la religione per fame di potere. Un'avanguardia sanguinaria che vuole costruire muri di intolleranza, prendendo in ostaggio il mondo islamico, erigendo un muro tra un noi e un loro ideale. L'odioso attentato del Bangladesh ci impone di non arretrare di un millimetro nella lotta contro il terrorismo di matrice islamica fondamentalista e ci spinge a rafforzare ulteriormente tutti gli strumenti a nostra disposizione per contrastare il terrorismo e i suoi folli obiettivi, come abbiamo fatto in Italia qui in Parlamento e come dobbiamo continuare a fare a sostegno di chi combatte Daesh sul campo della coalizione internazionale, ma anche di rafforzare ulteriormente i livelli di cooperazione, senza condanne ma con una forte solidarietà per un destino comune. Chiamiamo anche il mondo islamico e chiamiamo le comunità islamiche nei nostri paesi e i governi a far sì che questa lotta della coalizione ci veda vincitrici. Lo dobbiamo alle vittime dell'attentato. Lo dobbiamo a chi vuole costruire in un'epoca spesso sospesa fra conflitti e speranze di pace una nuova convivenza. Lo dobbiamo ai nostri valori e, come ha sottolineato in questi giorni anche il Presidente Renzi a nome del Governo, lanciando un forte appello a tutti noi, a tutte le forze politiche e sociali, perché è il momento in cui l'Italia dia un messaggio di dolore e compassione, quello che stiamo dicendo oggi, ma oltre a piangere lacrime di solidarietà e di cordoglio, un momento per lanciare un messaggio di determinazione. L'Italia non arretra e l'unità del Parlamento e delle forze politiche italiane renderà il nostro Paese e la nostra comunità più forte e solidare in questa sfida epocale. Vi ringrazio. Sì, grazie. Si conclude così la commemorazione della strage di Dacca. Adesso noi continuiamo col nostro ordine del giorno, che reca il seguito della discussione della proposta di legge già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, numero 559b, introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta si è conclusa la discussione generale e i relatori, i rappresentanti del Governo, hanno rinunciato a intervenire in sede di replica.
Allora, passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge e degli emendamenti che sono stati presentati. La Commissione Affari Costituzionali ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Allora, passiamo all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti